Nella seconda giornata di campionato sul neutro del Mariani Pavone di Pineto, va in scena Castelnuovo Alma Juventus Fano. Match molto interessante per lo stato di forma di ambedue le formazioni. La gara però dovrà essere recuperata a data da destinarsi per l'infortunio del direttore di gara Fantozzi di Civitavecchia. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo 5 minuti, l'ex Campobasso Vittorio Esposito impegna Grace su punizione. È l'unica azione degna di nota del match perché al quarto d'ora arriva l'episodio che determina la sfida. Fantozzi di Civitavecchia accusa un risentimento al polpaccio e non è più in grado di proseguire nonostante i tentativi di ambedue i fisioterapisti dei Teramani e Marchigiani. La partita dunque sarà rinviata a data da destinarsi. Episodio identico a quello successo nel derby San Nicolò Notaresco Bastese della scorsa stagione, che pone sempre più l'attenzione su una possibile riforma del regolamento in tal senso e apre possibili parallelismi con il ragioniere più famoso d'Italia per quanto concerne la sfortuna di ambedue le formazioni. Direttore Evangelisti, non ci voleva questo piccolo inconveniente. Un Castelnuovo che comunque ha approcciato alla grande sia la partita, ma soprattutto questo inizio di stagione con due vittorie. No, sono convenienti del mestiere, non ci voleva, lasciamo le cose al caso, è fatto male l'arbitro. Oggi ci alleneremo e poi proseguiremo nel proseguo del campionato, però il calcio è anche questo e vediamo di migliorarci in questa settimana perché abbiamo più tempo per lavorare. Ecco, cosa vorrà fare il Castelnuovo? Quando vorrà recuperare la partita? Nel breve o nel lungo termine? Questo dipende dalla Lega, noi siamo disponibili anche a recuperarla mercoledì, non è un problema, il problema è della Lega che troverà gli spazi per recuperarla. Ecco, ma questo Castelnuovo che squadra è? Quali sono gli obiettivi dei neroverdi? È una squadra giovane, ambiziosa, che vuole fare un campionato importante, tra virgolette, di fare un bel gioco, di lanciare giovani e arrivare il più in alto possibile. Dove arriveremo non lo sa nessuno e speriamo di arrivare in alto. Ecco, per concludere, quest'oggi secondo lei che partita sarebbe stata? Affrontiamo una squadra, dobbiamo affrontare una squadra importante, che è candidata anche lei all'alta classifica. Sono match importanti per far crescere i nostri giovani e per misurarci e vedere la nostra capacità sia tecnica che mentale per affrontare queste partite. Beh sì, una cosa un po' anomala, però capita. E dispiace perché magari uno prepara tutto bene la settimana, viene anche da due partite importanti vinte, quindi è morale, entusiasmo, c'è tutto. Poi, però, sono cose che capitano. Ci siamo allenati comunque e aspettiamo che ci dicano quando dobbiamo rifare questa partita. Non penso questa settimana, ma ci prepariamo subito per affrontare un'altra partita in casa domenica con un avversario molto molto tosto. No, anche perché noi abbiamo fatto già 3 partite la scorsa settimana, poi riprendere ancora mercoledì e poi gioca domenica, per noi non, cioè, non era il caso di farla mercoledì, poi successivamente qualsiasi mercoledì va bene, però caricarci di un'altra partita adesso, quando ancora sì, la condizione è abbastanza buona, però non è ottimale, non, sicuramente non ci faceva bene. Siamo solo all'inizio della stagione, ma questo Castelnuovo ha già rifilato due successi di fila, uno in campionato e in coppia. Che squadra è? No, è una squadra che si sta conoscendo sempre di più perché sono arrivati tanti giocatori nuovi, si sta giorno per giorno amalgamando e sta facendo delle cose interessanti. Abbiamo affrontato un avversario forte, ce la siamo battuti, abbiamo vinto noi, ma la partita poteva vincere sia l'una che l'altra squadra, quindi questo è sicuramente un segnale importante, ma anche un precampionato importante dove i ragazzi hanno sempre fatto bene, quindi dobbiamo continuare a lavorare così, a non mollare mai un attimo. Se pensiamo di essere diventati bravi perché abbiamo vinto 2 partite col Pineto, ci sbagliamo di grossi. Noi c'è ancora tanto lavoro da fare e vedo nei ragazzi appunto tanta voglia di imparare. Quindi tutto questo mi fa ben sperare per il futuro. Per chiudere, mister, state giocando sul neutro del Mariani Pavone, quando pensate di tornare a casa? Ah, non lo so, mi dicono fine ottobre forse, non lo so, i tempi, cioè in linea di massima mi dicono questo, poi
Questo staremo a vedere se sarà così o meno. Vabbè, ma a questo punto è meglio rimanere a Pineto, si vince. Se avessimo vinto oggi, sicuramente facevo una richiesta proprio personale per giocare sempre qui, però ogni campo è uguale, capito? Noi, l'importante è l'atteggiamento con cui scendi in campo, non il campo dove giochi. Ma mi era capitato nei professionisti come calciatore, non come allenatore, però sono cose che nel calcio succedono. Noi non possiamo fare niente, dobbiamo solo accettare la decisione dell'arbitro, che è stata quella di sospendere, di terminare la partita. Ma non è questione di perdersi in un bicchiere d'acqua, credo che come stanno facendo bene in federazione, che c'è bisogno di una riforma, ecco, per cercare di salvaguardare ancora di più quello che è lo spettacolo, quello che è il mondo della Serie D, perché adesso la Serie D è diventato un campionato importante, non è ben, quindi è giusto che abbia quell'attenzione da parte della federazione, per in modo tale da far crescere tutto l'ambiente sportivo italiano dilettantistico. Questo non lo so come funziona il regolamento. Se non erro, dovrebbe essere entro il decimo giorno. Però per dire, io in Lega Pro sapevo che nell'infortunio dell'arbitro sarebbe stato, poteva essere sostituito magari dal quarto uomo o da un altro assistente, mentre in D le cose sono diverse, quindi non lo so. Ecco, ma voi quando vorreste recuperare? Penso che il prima possibile recuperare, così continui la tua marcia e la tua programmazione in modo tranquillo e sereno, però ci dobbiamo attenere a quelle che sono le esigenze dei calendari da parte della federazione. Ma è sicuramente un campionato combattivo, e cercare di dire la sua in questo campionato. Noi puntiamo a fare bene, a migliorarci, a cercare di valorizzare i giovani che abbiamo in rosa. È normale. Tutti quanti oggi partono e puntano a vincere il campionato. Sarà poi a fine stagione che tireremo le somme. Sicuramente il Fano è una squadra costruita per dire la sua in questo campionato. È una squadra importante, una società importante, una piazza importante. Quindi è giusto che punti a fare bene. Poi Fano ha una storia alle spalle, quindi la storia ci insegna tante cose. Quindi noi dobbiamo essere onorati di far parte del Fano, e dobbiamo cercare di onorare anche la storia di Fano.